Roberto Alberto ha scelto il dovere rispetto all'amore. Come lo ritroviamo? Beh, lo ritroviamo un po' con la sua scelta, nel senso che, però lo ritroviamo anche con un figlio, quindi diventerà papà. Tutto ciò che concerne rispetto al fatto della paternità, però sempre con un grande dilemma che lo affligge costantemente. Quindi nonostante l'amore, il figlio che arriva e tutto quanto, c'è comunque la testa che sembra andare da un'altra parte. Sì, beh, comunque il trio Cesare, Alberto, Delia rimane, non rimarrà solo quello, ci saranno anche delle cose interessanti che arriveranno in aggiunta, tutto questo a creare ancora più confusione forse nella testa di Alberto. Anche perché ci è stato detto sia da Pilar che ci sarà questo ispettore che in modo molto grazioso la farà ridere, la corteggerà in modo leggero. Ecco, questo corteggiamento come scuoterà un po' il personaggio di Alberto? Sarà un po' la miccia per accendere questa seconda stagione? Ma in un certo senso Alberto non vedrà mai fisicamente questo tipo di corteggiamento, però intuisce che c'è qualcosa, sicuramente nelle corde di Alberto qualcosa si muove. Ecco. Quindi diciamo provocherà una reazione in questa cosa. Come avrà ogni paura azione, di perdere Delia. Come ogni azione, giustamente. Senti, ma ti senti in linea con il tuo personaggio anche nelle scelte che fa? Cioè, metti sei un tipo che segue più il cuore oppure il dovere tu? Io vivo le situazioni di cuore con grande apertura. Dove serve la ragione, se riesco, sicuramente uso la ragione. Senti, quanto è affascinante per un attore vivere una serie ambientata diverso tempo fa in costume con delle situazioni che sono lontane rispetto alle nostre? Delle situazioni di costume e società, voi intendi? Ma è sicuramente molto interessante. Poi diciamo che tutte le maestranze hanno fatto un lavoro talmente sottile, talmente di fino, che per noi è stato quasi possibile rivivere quegli anni. Per cui è in un progetto poi dove racconti insomma un certo anno specifico è molto importante e per noi è estremamente interessante. Ecco, dal punto di vista invece della medicina, qual è l'aspetto che ti ha sorpreso di più, che avete imparato sul set, magari qualche curiosità? Ma è lo studio dietro la cardiochirurgia è fantastico. In quegli anni in realtà c'era l'innovazione, inventavano un sacco di cose. L'ospedale, il reparto di cardiochirurgia delle Molinette è un'eccellenza italiana, lo è stata soprattutto in quegli anni, lo è ancora. Io nel mio piccolo, oltre ad aver insomma, imparato due o tre cose di anatomia, ma non mi spingo oltre, do dei grandissimi punti di sutura adesso, questo ho imparato proprio a darli, quindi se servisse, se avete bisogno di due punti di sutura, io mi offro. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.